si ferma nessuno. Non si ferma nessuno. Il podcast. Il diario di bordo del tour motivazionale universitario di Luca Beta. Puntata numero 56. Ed ecco qui il vostro podcast quotidiano. Ieri vi ho fatto ascoltare le parole della rettrice Tiziana Lipiello durante il talk con gli studenti della Ca' Fosca di Venezia. È stata tra l'altro proprio lei a segnalarci la storia di Anna Trevisan, alla quale siamo stati lieti di assegnare il 7° premio Non ci ferma nessuno di questa stagione. Valorizzare quegli esempi di positività e coraggio di cui mai come in questo momento storico hanno tanto bisogno i ragazzi è uno dei nostri obiettivi. Con questo riconoscimento stiamo dando visibilità ad esperienze importanti che nascono proprio nell'università. Anna, a soli 19 anni, come è stata lei stessa a raccontare, sta combattendo una battaglia complicata contro l'anoressia nervosa, un disturbo del comportamento alimentare che ha messo a dura prova la sua corsa verso i sogni, ma lei è molto più forte delle avversità e sta vincendo questa sfida. Quest'estate, finita la maturità, mi sono ammalata di una malattia terribile che è l'anoressia nervosa. E la situazione era diventata così critica che è stato scelto di iniziare un percorso di ricovero nella comunità terapeutica di Porto Gruaro e diciamo che questo percorso era un po' in contrasto con il mio programma di studio perché non so se sarei riuscita a seguire entrambi e per il primo periodo infatti non ho avuto nessuna possibilità di studiare, ma andando avanti col percorso mi sono state concesse prima una, poi due, poi tre ore di studio a settimana. Alla fine mi sono riuscita a iscrivere a due esami che sto adesso preparando e adesso ho la possibilità di studiare ogni giorno a settimana, quindi diciamo tutti i miei sforzi, tutte le mie fatiche alla fine sono stati ripagati e l'università mi sta aiutando veramente tanto a pensare una vita al di fuori della comunità. Nelle sue parole il coraggio coniugato in tante forme, la forza di rialzarsi, di non arrestare la propria corsa e soprattutto quello di parlarne, mettendo a disposizione di tutti la propria esperienza. Insomma, qualcosa di potentissimo che va celebrato oggi, domani, sempre. E a tal proposito io domani tornerò con un nuovo imperdibile podcast. Avete ascoltato Non ci ferma nessuno, il podcast. Ascolta tutte le puntate su noncifermanessuno.net. Non ci ferma nessuno.